Cesare Ianni, 99 metri di torrone, 99 metri di dolcezza, ancora Iemon Nanzi, il gruppo Azione Civica, ancora l'Aquila, ancora una manifestazione di solidarietà. Questa volta la chiesa di San Basilio avrà restaurata la statua lignea di San Pietro Celestino. Come è nata l'idea? Beh, l'idea è nata da una delle iniziative che vogliamo porre in essere noi. L'idea, devo dire, che è stata di Peppe Fagnani, nostro attivissimo confratello, e abbiamo sposato subito questa idea, e giustamente per concretizzare al meglio l'iniziativa dovevamo legarla ad un restauro, perché noi facciamo delle azioni civiche per contribuire per quello che possiamo alla ricostruzione. La cosa veramente bellissima è che questa sera, voi lo potete vedere, c'è una piazza piena di gente in un centro storico che purtroppo normalmente è solo e abbandonato. C'è una piazza piena di gente, che è qui e che sta contribuendo ad acquistare con l'acquisto di questo torrone, sta contribuendo al restauro di un bene che è nostro e della nostra comunità. L'emozione stasera è forte, forse molto forte, più forte delle altre, perché mi ha dato l'ennesima prova l'Aquila che per qualsiasi cosa, qualsiasi iniziativa, gli aquilani vogliono tornare in centro storico e riprendersi le strade, le piazze, bevono il vin brulè, sentono la musica. Cioè, questa è una giornata, magari il Capodanno in Piazza Duomo fosse stato così, devo dire. La solidarietà è stato un onore per me, sapere che con il ricavato del mio torrone si restaurerà la statua di Celestino V, perché un simbolo così importante per l'Aquila, il simbolo del perdono, è una cosa seria, molto seria per me e per la mia azienda. È un piacere per offrire questa iniziativa agli aquilani e lavorare per l'Aquila.